Rieccoci back su The Binding of Isaac Rebek. In realtà è Rebirth, dobbiamo usare solo Maddalena, gli altri abbiamo usati tutti almeno una volta, credo. Quindi usiamo Maddalena, leviamo il mouse, gli occhi che ci osservano e speriamo in un buon power up. Maddalena com'è? Mi devo stare zitto. Maddalena, come probabilmente molti saprete, parte con gli Ammerz e con 4 cuori, però è più lenta e ha meno danno rispetto agli altri personaggi. Gli Ammerz ci ridà un cuore rosso nel caso dovesse subire danno. Oggetto non troppo utile, visto che comunque di cuori rossi abbonda il piano generalmente. Come si voleva, si mostra, invece The Poop ci fa cacare letteralmente, ci fa espellere i nostri bisogni una volta all'interno della stanza, così da magari poterci trovare dentro qualcosa. Ed è l'oggetto principale di Blue Boy, Blue Baby, punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo, come volete chiamarlo voi. Ovviamente un oggetto piuttosto inutile, quindi come run non comincia alla grande, ma andiamo avanti, tanto io credo nel cuore della run e possiamo farcela. Siamo ritornati su Isaac, non so da quanto tempo, diciamo sono usciti da veramente pochi video, però in compenso abbiamo il mio trinchetto preferito, il cancro, grande cancro. In questo episodio appunto saremo tankosi con Maddalena, lì c'è il boss, magari c'è qualcos'altro di interessante, e in più abbiamo già 7 monete, ottimo. Ragnetto, non fare le puzze, ok, muori, 8 monete. Con una bella chiave si potrebbe anche pensare di entrare in negozio, magari troveremo l'oggetto scontato, però. Uccidiamo prima queste teste. Il mezzo cuore che prenderei, onestamente. Non c'è neanche una. Ah, quello era da sopra, non l'ho notato. Quindi ora lo uccido un attimo. Non credo di riuscire a fare il boss rush, d'altronde già nell'ultima run, la corsa contro il tempo è stato bellissimo. Arrivare a 19.59 e entrare nel boss rush. Una run fatta molto difficile. Contro Gemini. Speravo in qualcosa di un poco più scarso. Non che Gemini sia forte, però di certo come primo piano non è il massimo Gemini. È uno tra i più forti che si può affrontare. Soprattutto per colpa di questo bambinetto qui che ci spara. Però il primo Gemini è andato, manca il secondo gemello. Vediamo, secondo gemello, vediamo di loccare tra le mie lacrime il muro come facevamo sull'Isaac normale. Ecco, ciao secondo gemello, ora tu scoppi però, quindi scoppia lontano da me, grazie. E abbiamo Matchbook, Evil Up, un cuore spirituale e un cuore nero. Speriamo nei patti col diavolo nel prossimo piano. Non abbiamo power up che ci permettano di aumentare il nostro danno o quant'altro, quindi andiamo avanti. Torrette di merda. Va bene. Lì c'è una lapide, io c'ho 3 bombe. No, non la buttare in mezzo ai vasi. Lapide. Un cuore blu. Speravo in qualcosa di meglio, magari Small Rock, non l'ho mai beccata. Mosche che mi seguono ma muoiono. Un'altra moneta, tanti soldi, 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 soldi. Gish, io sono Gish e sono morto. Un bel little Gish mi farebbe comodo, ma non abbiamo neanche una chiave, quindi direi di vedercela dopo. Il mio rischio è stato altissimo. Un altro cuore spirituale, io me ne prenderei ancora un altro. Tanto è gratis. Potrei anche cercare la stanza segreta effettivamente. Lì c'è un'altra lapide. Non cercherei la stanza segreta per prendere l'altra lapide, che farà un poco di danni in giro per la stanza. Ma no! Sono un pirla!
Devo smettere di colpire le bombe appena ne vedo. Queste sono le mosche che fanno il giro giro tondo perché casca il mondo, casca la terra e tutte le mosche vanno giù per terra. Abbiamo una chiave. Una chiave. Il piano l'abbiamo già finito di girare. Entriamo qui dentro. Bob's Brain! Scoppierà e ci farà tanto male. Lo so. Però possiamo farlo scoppiare a nostro vantaggio. Qui c'è qualcosa di utile? No! Ma scoppia anche contro il muro? No, non scoppia contro il muro. Non lo posso usare per recuperare la lapide che come un pirla ho sprecato. Quindi andiamo dal boss, magari c'è da lui una mezza bomba. Sensual, movimento sensuale. Mostro, scoppia. Vai, cervello. Cervello? Ah, grazie cervello. Cervello di Blobs è un ottimo oggetto perché avete visto quanto danno ha inflitto a mostro. Però è un'arma a doppio taglio perché ovviamente può colpire anche noi, e in quel caso sono cazzi amari o uccelli per diabetici, come volete voi. Abbiamo un range up e nel patto col diavolo troviamo 9 vite. Possiamo anche prendere tutto. Io direi di prendere il volo. In questo grande amore, voliamo. Abbiamo sbloccato Krampus. Krampus, voliamo e prendiamo tutto, tanto. Almeno abbiamo 9 vite così. Volando non posso prendere niente di meglio. E andiamo giù. Vista avviato Dota. Nelle caves parte 1. Gli scheletri di merda. Gli osticini. Sì, il cazzo che mi prendo la capra. Dammi il cancro. Osticino parte 2. Non mi ricolpire. Stiamo trovando un casino di trinchetti, ma neanche una chiave. Polyphemus. Sì, signori. Abbiamo tanto tears up dovuto da. Polyphemus è un oggetto che io adoro, anche se non è esattamente così forte. Abbiamo il danno al massimo. E in più abbiamo le lacrime abbastanza veloci grazie a. Come si chiama il cancro? Tutti alti. Boom! Cervello di merda! Guardate le lacrime quanto sono forti. Guardate la vita come se ne sta andando, però. Un bel Polyphemus fa il caso nostro. Speriamo in qualcos'altro che ci dà tipo speed, shot speed up, qualcosa di simile. Una bomba di merda quando vogliamo, scoppia. Non è lì il negozio segreto, ecco il negozio segreto è la stanza segreta, quindi andiamo avanti verso nuovi orizzonti. Qui avrei bisogno di un'altra chiave che non ho, dobbiamo starci attenti al cervello che fa male. E beh. Il patto col diavolo forse l'ho sfruttato un poco troppo. Tumori. Tumori, tumori. Andiamo dal boss direttamente. Ma sì. Gurdy. Guardate quanto leviamo a Gurdy. Guardate quanto leviamo a Gurdy. Tu muori un attimo, grazie. Gurdy è un boss, uno tra i boss con più vitalità rispetto a tutti gli altri. E in più avendo il famiglio che spara le mosche, dovremmo tagliare qui. Abbiamo un damage e range up, che anche questo è ottimo. Il secondo oggetto di Gappi, non posso non prenderlo. Quello è il mio oggetto preferito. Il secondo oggetto di Gappi, non posso non prenderlo. Gli ammetto che è diventato inutile adesso. Quindi andiamo avanti. Tanto abbiamo 9 vite, quindi preferisco fare una run in cui rischio, ma diventando OP, magari diventando Gappi, piuttosto che una run magari scarsa in cui gioco sicuro ma ci metto tre quarti d'ora a uccidere un boss. Bazook, ciao Bazook. Planet Annihilation. Ciao a tutti i tizi nella stanza. Ho un ierofante. Grazie. Servirebbe qualche cuore rosso in realtà, perché così possiamo sfruttare i patti col diavolo. Tu che fai, muori? Grazie. Un altro soldino. Niente di interessante qui. Ciao gatto, che ci fai qui, gatto? Gatto, saluta il pubblico.
mio gatto è un poco timido, non gli piace. Salutiamo Yotobi, anzi, è il suo amico gatto. Può fare. Il mio gatto sta lottando contro una mosca. Vai, gatto, sei tutti noi. Allora, io l'ho provata lì giù, la stanza segreta. Proverei adesso qui. Qui? No, ho un culo tremendo con le stanze segrete. Gatto, acchiappa la mosca, su. Abbiamo tre cuori. Tanto danno, velocità decente, il cervello di quello tizio. Andiamo avanti. Forse ce la facciamo anche per il boss rush. Andiamo a due cuori e invece andiamo a quattro cuori. Qui niente. Qui tutti alti e muori. Bravo. Ha capito subito come era il gioco. Tante chiavi. Non le ho mai avute in questa run. Magari un bel flash penny sarebbe stato utile all'inizio al posto del cancro. Tanto Polyphemus comunque fa i suoi danni. Una pillola di range down. Una chiave che preferisco di gran lunga usarla qui. Il Game Kid. Preferisco di gran lunga il Game Kid a quel coso che ci dà i cuori rossi, visto che non abbiamo cuori rossi. Il mio gatto si arrampica sulle credenze. Osso. Lascia, molla l'osso. Un osso armato. Sto un attimo controllando anche il mio gatto mentre gioco, quindi se il gioco leggermente distratto è quello il motivo, che si è entrato in una credenza. Oh, guarda quante cacche! Cacche, 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 quante cacche! Cioè, le sciotto. Le sciotto due di cacche, manco una, con un lacrimone. E qui la stanza segreta? No! Gli ossicini di merda! Grande! Grande colpo da maestro! Da basilisco! E andiamo giù! Grande, grande! Piano easy peasy lemon squeezy! Qui sta un cuore nero che andrei a raccogliere, tanto è gratis, visto che voliamo. Aspettare un'altra bomba per cercare la stanza segreta che secondo me è vicino al negozio. A mio avviso, modesto. E se fosse effettivamente lì, potremmo entrare gratis nel negozio. Ma uno non è un negozio. Ma va a cagare, volevo entrare nell'altro negozio. Prendo questo e dono il resto. Dai, siamo quasi a 100, fammi arrivare a 100. Ho un'altra chiave. Colpito. Un altro soldo, arriviamo a 98. 98. Tieni, 98. Non si è ancora bloccato. Io direi di provare la fortuna aprendo la cassa qui. Ci ha dato due bombe. E qui la stanza segreta. Levati. Sì. Missing page. Ottimo. Qui possiamo entrare. Sì, abbiamo risparmiato. Ci è convenuto, visto quelle casse. Però qui dentro non c'era nulla, anzi ci ha fatto subire danno. Yeee. Speriamo in un HP up, perché così possiamo spenderlo nei patti col diavolo. Visto che il boss probabilmente lo potremo anche shottare, visto che abbiamo il Genki. Vediamo. Shottato, avevo ragione. E niente patto col diavolo. Ma come? Range down. Bello che l'ho letto e l'ho usato. Sono un genio. Che bellezze. E dai, un oggetto di cappi, uno. Aspetta, giochiamo un poco più safe, ecco. Magari prendila la chiave.
giusto vedere il range. Abbiamo range down, ma non si direbbe visto quanto Polyphemus ci fa andare lontano la lacrima. Stumori, un'altra chiave, stanza della sfida, niente. Andiamo di qua. Three shot. Qui non c'è probabilmente la stanza segreta. Un'altra bomba. Fistula. Fistula esplosivo. La mosca non mi aiuta. Bello questo. Questo mi piace. Un cuore eterno. Qual caso mio. Lucky Rock. Ricordiamoci che c'è Lucky Rock perché potrà tornarci non poco utile. Chi non lo sapesse, Lucky Rock ci permette di trasformare tutte le pietre che rompiamo in soldi. Magari con la giusta sinergia potremmo sfruttarla a nostro vantaggio. Signori, bomba, tu rimani lì. Pesci, no, Libra, ci ha bilanciato tutto. Ora siamo, abbiamo le statistiche un poco diverse. Spariamo più velocemente, siamo più veloci, abbiamo meno danno però. È sia buono che negativo questo. Abbiamo tanti soldi, entriamo nel negozio. Giustamente c'è Grid nel negozio, però guardate, Libra ci ha aiutato perché ora facciamo sicuramente più danni di Polyphemus, in quanto stando più velocemente, anche se le lacrime levano di meno, fanno più danni. Guardate come muoiono subito. Culo, qui mi avrebbe preso 9 volte su 10. Un cuore rosso. In realtà non credo ci sia convenuto fare quello che abbiamo fatto, però questi tizi muoiono velocemente. Bombe gratis. Visto che ci sono bombe gratis, è qui la stanza segreta? No! Soldi gratis. Fai vedere, allora la stanza segreta potrebbe essere qui anche se ne dubito. Visto? Questa è la stanza super segreta probabilmente. Bombe, ma sì, buttiamo un po' di bombe per pillole. Range down, questa volta non la prendo. Range down, range down, range down. Speed up. Amnesia. Ematemesi, iPhone Pills, Tears Down, no, Lemon Party, El Tap. Abbiamo El Tap. E possiamo sprecarlo nei piatti col diavolo, questo il Tap. The Cage, la gabbia. Questo è uno dei boss con più vite in assoluto. Si può vedere come quanto poco gli abbiamo tolto con... Qui non ci dovrebbe prendere, giusto voli? È la seconda volta che affronto il boss, la prima volta ci sono morto e l'avete visto, era la run con Dix. Però abbiamo un danno alto, possiamo cavarcela, dai. E infatti, The Cage va giù. Abbiamo sbloccato Necropolis. Abbiamo un altro HP up, abbiamo un altro cuore blu. Gappi? Gappi, signori, siamo Gappi. Prendere questo e questo e me ne andrei giù, tanto siamo gappi. Non ho preso il cuore blu perché sono un pirla, signori. Possiamo andare subito da mamma e sbloccarci il boss rush, tanto siamo gappi. Dovremmo avere troppe difficoltà. Guardate quante mosche cacchiamo. Due chiavi ne ho abbastanza, tanto non mi serviranno più. Però ripaga un po' meglio tu. Bene, il tap va bene comunque. Tizio, che ripaghi male. Entriamo qui, ragni di merda. Devo smettere di andare dritto quando entro là dentro. Perché quei ragni mi fregano sempre. Qui è morto il tizio. Ossicini. Rompiamo un attimo gli ossicini, che sono la cosa più pericolosa. La carta dell'imperatrice, ancora più danno la userei nel boss rush, onestamente. Qui che ci sta? Deck of card che ci dà?
La carta della morte, preferisco usare quella dell'imperatrice nel boss rush. Andiamo di qui. Ma devo uccidere quel tizio per andare sul sicuro. E infatti lo uccidiamo e andiamo sul sicuro. Andiamo subito da mamma. Quanto tempo abbiamo? 2 minuti per il boss rush. La possiamo fare. Ciao Larry culo. Qui c'è un negozio, qui c'è una cassa. Il negozio mi farebbe comodo in realtà. Magari trovo una chiave. Un soldo. Se andiamo da mamma non possiamo più tornare indietro, quindi vorrei un attimo girare questa stanza. Se non c'è qui, sti cazzi, andiamo da mamma. Tu muori, un soldino. Sti cazzi, andiamo da mamma. Come ho detto già prima, andiamo da mamma. Anche mamma ha abbastanza vita, come potete vedere. Ho preso danno perché sono pirla. Lo chiede. È morta mamma. Abbiamo sbloccato il boss rush. Abbiamo anche il turn photo. Sono stato zitto perché ho temuto un po'. Un famiglio inutile. Il peeper, questo che non so cosa sia. Non so cosa sia questo. Prendiamo il peeper. No, è Proptosi. Ottimo Proptosi, lo adoro, è un ottimo oggetto. In pratica le nostre danne più stanno, le nostre danne più sono vicino a noi nemici, più faremo danno con le nostre lacrime. Vedete? Guardate. Facciamo un casino di danno se prendessimo Carrier Queen sul culo dove si dovrebbe prendere. Mentre se li prendiamo da lontano facciamo meno danno, ma essendo Maddalena, essendo Capito, possiamo tankare che è una meraviglia. Ho bisciottato il Duca delle Mosche. Pip. Ho umiliato Pip. Cervello di merda. Non è proprio una buona sinergia tra Proptosi e il cervello di merda. Perché quando nasce il cervello ci fa male. Però comunque siamo OP, cioè possiamo prenderlo, almeno nel boss rush possiamo prenderlo il danno per colpa del cervello di merda. Guardate il danno che facciamo. Poi tutte le mosche che si creano. Diciamo che questa run si è un poco apparata. Chad. Ciao mostro. Aspettate un attimo, blow. Guardate il leaker di quanto è morto velocemente. Guardate anche quest'altro. Siamo veramente OP, signori. Facciamo un attimo mostro 2. Gish. Non prendere danno da Gish. Widow. Già morto. Pin. Mi è scoppiato addosso. The Hollow ved Husk. The Husk è andato. Un The Hollow è andato. Due The Hollow è andato. No, questo The Hollow non è andato. Terzo The Hollow è andato adesso. Maschera dell'infamia e Blot. Blot. Attenzione signori, c'è Blot. L'unico tizio che temo io è Blot. Vabbè, Blot è andato. La maschera anche è andata. Se gli do mezzo colpo va via, anzi. E mancano i cavalieri. Meno uno. È avvelenato anche Femi. Quindi Femi ne è andato. Non l'ho manco visto. Guarda, cioè, non me ne rendo neanche conto di come li uccido, li guardo e muoiono. Il caduto è morto mentre ci inseguiva, l'altro caduto va giù. Maggie Boo! È appare il fiocchettino di Maggie. Il Boo di Maggie. Sai, il Boo. Boo Sislak, Maggie Simpson. No. E andiamo avanti. Verso una run molto divertente, molto OP. Guardate Proptosi, 48 ore di energia. Non abbiamo chiavi perché l'abbiamo date tutte a quel tizio che non ci ha ripagato. Ho capito che siamo. Innanzitutto abbiamo anche le bombe che rallentano i nemici. Ho capito che siamo OP, però posso andare a morire addosso ai nemici, direi di giocarcela un po'. Non abbiamo tutta la vita da poterlo fare come nel boss rush in cui ci danno i cuori rossi ogni istanza. Il fatto
dovrebbe averci aumentato qualcosa il fatto. Abbiamo anche quell'oggetto che ci fa il danno ad aria, penso quando rimaniamo con un cure, quindi ottimo. Vabbè, voi morite. Mamma, sei di qua. Bellissimo. E con mamma intendo morte. No, non mi puoi aver fatto niente male tu. Dici nasci? Ciao. Mi vado un attimo a riprendere quel cuore lì dietro perché ho preso danno. Come un pene, pirla, pianta, pane. Qui c'è un'altra chiave, un'altra bomba. Qui c'è una carta del giudizio che utilizzerei. Non è il giudizio che speravo di ottenere. Qui non c'è niente, tanto 20 bombe, le provo a rivedere, magari l'ho messa male. Qui che ci sta? Soldi, chiavi, giudizio. Diciamo che penso che il boss lo sciottiamo, visto le mosche che abbiamo. Ma proviamo a vedere qui la stanza segreta. Sì. Super Grid, che l'abbiamo. Veramente non l'ho manco visto su Super Grid. Poteva darci fastidio, non abbiamo manco usato le mosche. Death. E vi ho detto che il boss l'avremmo shottato. E vi ho detto anche che era Death. Non ho manco usato il. Come si chiama? Non lo voglio prendere, Sister Maggie. Andiamo giù, si è aperto una cavità. È l'ultimo boss, è il cuore di mamma. Andiamo nell'arcade, perdiamo tempo nell'arcade. Ecco, questo tizio ci metteremo gli anni però. Tizio, dacci subito schedule così me ne vado. Qui! Grazie tizio. Devo dire che però la gente nei videogiochi mi ascolta quando parlo. Non sempre, però quando capita è bello. Cervello, non ci uccidere. Abbiamo subito usufruito di un arcade rompendo tutto ciò che era al suo interno. Tanti cuori. Ciao cuori, siete morti tutti, tranne tu. Soldi, 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 tanti soldi, dai i soldi a questo tizio. Tu ripagami con qualcosa, tizio. Slot machine, boom, 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 volte dico boom sto usando la sottomachine, se non ti fosse capito. Mi dai quella pillola di range down? Non me la dare quella pillola di range down. Chiave random. Comunque qui non c'è niente, direi di tornare indietro. Qui che ci sta una pillola di Tears Up. Ottimo, ottimo, ottimo. Salvo un casino di cuori rossi. Potremmo sfruttarli per fare questo. Effettivamente ci ha ripagato questo decentemente. Pillola di Lemon Party. Dieci, nove, otto, 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 dieci, quattro, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Zero, buon anno! Speed più damage. Visto che ora abbiamo solo cuori rossi. Non abbiamo più solo cuori rossi. Andiamo dal boss. Tu solti in aria? Solti? No, non solta lui. Slot, dai, non dare fastidio. La carta del sole, abbiamo vita infinita. Voi saltate in aria, li abbiamo distrutti. Un cuore in meno, quello è morto senza che neanche io lo colpissi. Qui ci sono le manone di mamma, quindi direi di stare attento.
quando scendono. Solo due, bene. Guardate tutto ciò, le mosche che stiamo accumulando, perché siamo dannatamente OP. Chiavi, soldi, bombe. Qui c'è la stanza segreta. No. Rompiamo anche le cacche, tanto ci possono dare vantaggi che non di cui non abbiamo bisogno. Beh, è una run proprio easy peasy lemon sticksy. Finiamo anche di qua. C'è qua il boss. iPhone pills. Andiamo nella carta del sole. Momsert, ha già metà vita Momsert. Eh no, non abbiamo sbloccato il patto col diavolo. Peccato, sarebbe stata una easy win contro Satana. Abbiamo sbloccato the curve, come si chiama, the hunger. Avete capito cosa abbiamo sbloccato? Però almeno abbiamo battuto il cuore di mamma, che invece non abbiamo battuto come si chiama, Lazzaro, no, con Giuda, perché quello che ha, no, con Caino, che avevamo la Bibbia. Direi di prendere danno così da poter entrare lì dentro. C'è un modo per prendere un danno? Uno. Aspetta, tu magari mi ripaghi con l'arche, con quello di cui ho bisogno? No, no, no. Usiamo il sole per vedere la stanza segreta dov'è. È qui. Qui c'è qualcosa di importante? No, voi mi date qualcosa di importante a parte ranni. Ranni. Soldi. Sto provando a cercare di prendere o un teletrasporto direttamente nella stanza del patto col diavolo, oppure la carta del Joker che ci porta direttamente lì. Il piano l'abbiamo girato tutto tranne quella stanza. 4, 3, 2, 1, 0. Buon anno anche qui. Prendiamoci un po' di oggetti. In realtà potremmo andare nell'arcade, mezz'ora di video, almeno ve lo faccio durare leggermente di più, perché ho finito le monete. Però nell'arcade ci sta questo. Ci dà un'altra moneta che non ci dà niente. E ora possiamo entrare qui dentro. Una cassa. Pulse Worm. Vabbè. Non è effetto Pulse Worm, oppure sì, ma perché l'ho disattivato, fai vedere. Bellissimo Pulse Worm, è troppo tosi. Però il cancro è più utile, perché abbiamo già il range al massimo. Più utile Pulse Worm. Io direi di farci male fin quando non abbiamo altri soldi, ovvero... Aia. 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 Ora direi di non morire come un pirla con quella cosa. Una bomba. Allora, prima di usare questa pillola di amnesia che non userò, andrei a contare quanti cuori rossi sono rimasti. Qui 0. Allora, qui ce n'è uno. Che io prendo. Beh, diciamo ce ne sono almeno 3, tanto devo farmi comunque tutto il giro per vedere quanti ce ne sono. Aia. Un'altra pillola. Un'altra pillola di amnesia. Non mi piace amnesia. I giochi così fanno ca. Andiamo a vedere in questa. Qui la stanza segreta. Dai, che magari trovo la stanza super segreta. Qui c'è un altro mezzo cuore. Lì c'è un altro un intero. Allora, 21 bombe. La run è OP, per quello sto continuando a cazzeggiare. Qui non c'è niente. 20 bombe. Dai, qui. Qui. La troverò la strada segreta. Eccola! Ma vai a cagare, non mi serve a niente questo. Vedere dal boss quanti cuori ci sono. Due e mezzo, finirò con mezzo cuore, signori. Mezzo cuore. Tutto per un fottuto patto col diavolo che dovrei aver sbloccato e invece non ho sbloccato. Mezzo cuore. Boom! Blood bag abbiamo sbloccato.
Sarà usato 8 volte la blood bag. Mezzo cuore, non finirò con mezzo cuore. Ora ho mezzo cuore, signori. Altri 2 soldi. Un altro soldo. Dai, una carta del Joker. So che me la puoi dare. So che me la puoi dare. Allora, dal boss c'era un cuore e mezzo che io vado a prendere. Eccolo qui, un cuore e mezzo. E poi rimane l'ultimo cuore lì sopra. Signori, per il Joker. Dai su. Dai su. Un soldo, mezzo cuore, un altro soldo, altri 2 meglio, niente, niente, signori, l'ultimo cuore, per non far finire la run, per non far finire la run. È bello che poi finisce comunque perché... Aia, a parte che c'ho 9 vite, quindi potrei continuare a morire fin quando non trovo nulla di utile. Però solo soldi troverei, visto che questo qui non ripaga. Queste sono pillole di range down, giusto? Lemon party! Yeee! Party del limone! Dai, finiamola così. Che mi dai? Mezzo cuore. Non mi serve a un casco, usiamo l'amnesia. Andiamo sempre giù, tanto il boss sta sempre giù. Usiamo il Game Kid. No, non è carico il Game Kid. Andiamo di qui. Boom. 32 minuti per finire una run qui. Guardate, guardate quanto sono belle le lacrime che ci coprono. Siamo gappi, voliamo. Abbiamo preso The Depth, che c'è il pull. Questo volo di merda che ci è stato un poco scomodo perché comunque ci ha permesso di prendere Polifemo, ma l'avrei preso comunque. E ciao a tutti, questo sarà sempre il finale con tutte le facce di Isaac. Oppure cambia. Cambia. Abbiamo la stampella sacra. Come hai fatto a incassartela così? The Coathanger Bloodbag. E ciao a tutti signori, è stato un piacere avervi qui per questa mezz'ora. Mettete like se vi è piaciuto il video e ciao.